Bombardieri. Da quote altissime possono neutralizzare blindati, centrare bunker sotterranei, spazzare via eserciti e radere al suolo città. Sganciare! Le incursioni aeree spianano la strada agli attacchi e coprono le ritirate. Sono la chiave di volta delle guerre moderne. Oggi la guerra è guerra totale, che significa distruggere il tuo nemico. In questa puntata di Tutto sulle armi ripercorreremo la storia dell'aviazione per scoprire come i bombardieri e le loro bombe sono arrivati a dettare legge nei cieli. Ok, shall we give it to him? Impact. Tutto sulle armi. La bomba a diametro ridotto, o SDB, è oggi una delle più efficaci al mondo, una vera arma intelligente. Combina la tecnologia dei più moderni sistemi di puntamento con un'immensa energia cinetica e potenza esplosiva. Nessuno è al sicuro e in nessun posto. Se quel piccolo bersaglio è un carro armato, bang! Andato! La SDB è oggi la bomba più utilizzata dell'aeronautica militare americana, così compatta da essere trasportata in grandi quantità e così potente da distruggere gli obiettivi meglio protetti. In questa puntata ripercorreremo il suo albero genealogico, scoprendo come in un secolo di evoluzione i bombardieri pesanti, la tecnologia stealth e i sistemi a guida laser abbiano dato alle forze aeree la capacità di colpire sempre e dovunque. In soli 80 anni, l'aviazione è passata dai primi aerei a motore ai bombardieri invisibili B2. Da macchine volanti in legno e tela alle armi più sofisticate mai viste sui campi di battaglia. E tutto nell'arco della vita di un solo essere umano. Il primo aereo era stato appena costruito e già qualcuno pensava di usarlo per gettare bombe. I primi bombardieri entrano in azione durante la Grande Guerra. Gli stati maggiori cercano un'arma che rompa lo stallo sanguinoso della guerra di trincea e rivolgono gli occhi al cielo. Avevano disperatamente bisogno di qualcosa che permettesse di spezzare un fronte ormai quasi impenetrabile. L'unico modo per uscire dal vicolo cieco in cui si era infilato il conflitto, soprattutto sul fronte occidentale, era staccarsi da terra e salire in cielo. L'aereo concepito per il bombardamento, quindi capace di imbarcare un carico significativo di bombe, fece la sua comparsa solo nella Prima Guerra Mondiale, grazie a una persona il cui nome è normalmente associato all'elicottero, Igor Sikorsky. Sviluppò una classe di bombardieri chiamata Ilya Muromets, che volò durante la Grande Guerra. Il lavoro iniziato da Sikorsky e dai suoi colleghi russi viene proseguito dagli inglesi. Nel 1915 l'azienda Handley Page crea il modello O, che avrà grande successo. Ma i bombardieri della Prima Guerra Mondiale non sono un capolavoro di efficienza. Anche i successivi sviluppi caricano al massimo 15 bombe da 45 kg l'una e la velocità massima non supera i 140 km orari. Le bombe erano piccole. Il rendimento degli aerei era già limitato e aggiungendo le bombe il peso aumentava. In realtà, in quel periodo i bombardamenti strategici furono solo un diversivo ed ebbero un impatto limitato sugli sviluppi del conflitto. Da lì nacque l'idea di portare la guerra direttamente in casa del nemico. Poi i tedeschi giocano una carta diversa, lo Zeppelin. La Germania investì moltissimo per sviluppare i dirigibili come bombardieri a lungo raggio. Avevano effettuato dei raid in Inghilterra, ma anche su altri fronti, persino in Russia. I dirigibili, però, erano altamente vulnerabili. Uno Zeppelin è gonfiato con 70.000 metri cubi di idrogeno. Lo Zeppelin è molto efficiente per portare in quota carichi pesanti. Basta che nessuno gli spari. O che non prenda fuoco. L'estrema vulnerabilità dei dirigibili rende l'aeroplano l'unico serio candidato per il ruolo di bombardiere.
All'epoca sono ancora tutti costruiti in tela e legno, che è un materiale leggero, economico e abbondante. Ma alcuni visionari iniziano ad immaginare aerei di metallo. Secondo qualcuno era illogico. Gli aquiloni ed altri oggetti volanti erano tutti fatti di legno, di balsa e materiali leggeri, mentre il metallo è molto più pesante. Ma pensate a quanto lavoro richiede un aereo di legno per funzionare. Non è certo la soluzione più praticabile per un velivolo di rapido impiego che si voglia produrre su scala industriale e meccanizzata. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i bombardieri sono mostri di metallo. Hanno file di motori che generano una potenza tale da sollevare 50 tonnellate di acciaio. Il futuro del bombardiere è già iniziato. Dai mastodonti della Seconda Guerra Mondiale al B-2, il metallo sarà la costante. Con una sola eccezione. A metà del conflitto, un genio dell'aviazione inglese crea il più veloce aereo del mondo, un bombardiere tutto di legno. Quando il progetto venne presentato al Ministero dell'Aeronautica, qualcuno pensò che l'inventore fosse matto, che avrebbe costruito un bombardiere di legno. Per i primi 3 decenni dopo il volo dei fratelli Wright, gli aerei sono quasi tutti di legno. Eppure, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il metallo già monopolizza la scena. Nel 1942 la De Havilland fa un passo indietro nel tempo. L'azienda inglese sviluppa un bombardiere di legno, l'aereo più veloce del mondo, il Mosquito. All'inizio la RAF non prende in considerazione il nuovo bolide. Gli aerei di legno appartengono ormai al passato. Il futuro dei bombardieri è nel metallo, tutti lo sanno. All'epoca tutti i materiali strategici erano in metallo. Non c'era più posto per il legno. Il progettista Jeffrey De Havilland è deciso a dimostrare agli scettici che si sbagliano. Quando presentò al Ministero dell'Aeronautica il suo progetto, qualcuno pensò che fosse matto. Chi avrebbe costruito un bombardiere di legno? Ma le scorte inglesi di metallo sono in calo e vale la pena di provare altri materiali e manodopera disponibile. L'idea era che il Mosquito potesse sfruttare la manodopera in quel momento sottoutilizzata dei mobilifici inglesi. Tutti gli operai e i falegnami dell'industria del mobile erano disoccupati all'epoca. Il Mosquito fu il più bel pezzo di mobilio mai prodotto in Inghilterra. Lo scetticismo della RAF dura poco. I primi test su questi gioielli di legno sono impressionanti. Spinto da 2 motori V12 Rolls-Royce, il leggerissimo telaio in legno di balsa e abete rosso può volare a più di 640 km orari, 4 volte più veloce di un Handley Page della Grande Guerra. Pare che quando i funzionari del ministero si presentarono per una dimostrazione del prototipo, rimasero assolutamente scioccati e diedero subito l'ordine di partire con la produzione. Non è solo la RAF ad essere sorpresa. L'alto comando tedesco è incredulo quando nel gennaio del 1943, durante i festeggiamenti per il 10° anniversario della presa del potere dei nazisti, i Mosquito fanno un'incursione su Berlino in pieno giorno. Hermann Göring era furioso, verde di invidia. Non poteva credere che gli inglesi e la De Havilland avessero costruito un bombardiere di legno. L'incredibile velocità fa sì che il Mosquito possa imbarcare armamenti più selezionati rispetto ad altri aerei. Il Mosquito, il cui nome significava appunto zanzara, volava rapidissimo e legava la sua sicurezza proprio alle incredibili prestazioni. La velocità massima era di 600 km orari, eguagliata solo verso la fine del conflitto da caccia come il Mustang. Il Mosquito è reso così veloce proprio dal telaio di legno, ma per un bombardiere il raggio d'azione conta quanto la velocità. Un bombardiere deve spingersi oltre le linee nemiche, colpendo obiettivi strategici in qualsiasi parte del globo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti i bombardieri hanno motori a pistoni ed eliche. Questa tecnologia è sfruttata al massimo, ma il prossimo sviluppo è già dietro l'angolo. Il volo intercontinentale.
Ancora prima di Pearl Harbor, gli americani pensavano a bombardieri che partissero dagli Stati Uniti e attraversassero l'Atlantico o il Pacifico colpendo a lunghissimo raggio. Il B-29 è il primo bombardiere concepito per volare ad alta quota. I suoi motori da 10.000 cavalli possono spingerlo ad oltre 11.000 metri, fuori portata per caccia e batterie contraeree. Ma il volo ad alta quota presenta anche nuove sfide. Il B-29 è infatti il primo bombardiere pressurizzato. Solo così l'equipaggio può sopravvivere nell'aria ultra rarefatta e reggere missioni anche di 18 ore. Non era più necessario indossare le pesanti tute da aviere di cuoio o le maschere ad ossigeno. Il B-36 rappresenta un altro passo avanti. Operativo a partire dal 1948, è in grado di volare per più di 16.000 km in una sola missione. Il nuovo motore da 4.000 cavalli fa del B-36 il più grande aereo del mondo basato su pistoni ed elica. Il B-36 aveva 6 motori. Fu progettato all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando si pensava di bombardare la Germania partendo da basi negli Stati Uniti. Aveva 28 cilindri disposti in 7 linee e il raffreddamento ad aria. Era uno dei motori più complessi e potenti mai costruiti. Nonostante l'apparente complessità, i suoi motori a pistoni sfruttano una tecnologia che sarebbe familiare a qualsiasi meccanico. Si chiama motore a pistoni perché all'interno di ognuno di questi cilindri c'è un pistone che si muove su e giù. Ed è qui che si produce l'effettiva propulsione. L'aria è mescolata con il gasolio e va nel pistone che, salendo, comprime la miscela. In alto, una scintilla incendia la miscela che aumenta di volume e spinge il pistone in giù. È così che si produce la spinta, lo stesso principio dell'automobile. Ma i motori a pistoni hanno un pessimo rapporto peso-potenza. E infatti il B-29 e il B-36 sono relativamente lenti, superano appena i 560 km orari. La comparsa nel 1944 del motore a reazione cambia tutto. Il genio dell'aviazione tedesca Willy Messerschmitt lancia il rivoluzionario caccia a reazione ME-262 e subito parte la corsa per imitarlo. Nel 1947 la Boeing presenta il B-47 Stratojet, il primo bombardiere americano con motori a reazione. Invece della rotazione delle eliche, sfrutta la spinta dei motori a reazione, che espellono gas di scarico ad altissima velocità. Questo motore è un Allison J-33, uno dei primi turboreattori adottati dall'aviazione americana. È un motore a flusso centrifugo, vuol dire che l'aria entra da questa presa qui ed è distribuita da un compressore circolare alle camere di combustione, poste tutte intorno al motore. La miscela aria combustibile è incendiata e produce il turbogetto che esce da qui. Con questo salto di qualità nella tecnologia aeronautica, la nuova generazione di bombardieri non ha quasi rivali. Con l'evoluzione dei bombardieri a reazione, si cominciano a vedere bombardieri che volano alla stessa velocità dei caccia che li inseguono e che dovrebbero abbatterli. Quindi non c'è più bisogno di farli scortare da altri caccia, perché il bombardiere è in grado di seminare gli inseguitori. I bombardieri supersonici come l'XB-70 Valkyrie e il B-1 ormai assomigliano ai caccia. Il Valkyrie può raggiungere i 3.700 km orari, quasi 6 volte la velocità dei B-36. L'immagine del lento bombardiere circondato da agilissimi caccia è ormai consegnata alla storia. Con la guerra fredda, la tecnologia dei motori a reazione estende il raggio d'azione dei bombardieri. Ora gli Stati Uniti possono colpire l'Unione Sovietica con bombardieri che decollano dal territorio americano. L'autonomia consente di tenere in scacco il nemico. Davide non deve lottare con Golia, ma può colpirlo a distanza. Il decano dei bombardieri a reazione fa il suo debutto all'inizio della guerra fredda. Il B-52, il simbolo di tutti i bombardieri intercontinentali a turboreattore, spicca il volo nel 1952. I suoi 8 motori gli consentono di trasportare 32 tonnellate di bombe, volando 400 km orari più velocemente del B-36. Può restare in volo per oltre 14.000 km. Il B-52 è un colosso dell'aviazione. Potenza, autonomia e capacità di carico ne fanno un aereo straordinario, con un passato illustre ed un futuro promettente.
Una delle principali innovazioni tecnologiche del B-52 è proprio nella sua potenza e autonomia. I grossi motori lo spingono a una velocità di crociera di quasi 1000 km orari, nettamente più veloce di qualsiasi bombardiere. Questo gli consente di eludere molti caccia e di superare indenne le difese nemiche. L'impressionante raggio d'azione del B-52 diventa quasi infinito con l'invenzione del rifornimento in volo. Nel 1956 la Boeing lancia il KC-135 Stratotanker, la prima aerocisterna. Le missioni dei bombardieri non saranno più le stesse. Gli stabilizzatori di coda consentono al KC di mantenersi in posizione e al bombardiere di agganciare la sonda per il rifornimento con sorprendente facilità. L'unico limite delle missioni diventa così la resistenza dell'equipaggio. 24 ore di volo ininterrotto. È questo il nuovo paradigma. Quando pensiamo al comando aereo strategico durante la Guerra Fredda, la mente va al B-52, ma anche all'aerocisterna KC-135, che ne estende l'autonomia consentendogli di colpire nel cuore dell'Unione Sovietica. È l'aerocisterna che rende globale il raggio d'azione del B-52. L'autonomia di volo rende il B-52 fondamentale nell'arsenale nucleare americano. Nell'operazione Chrome Dome, cupola cromata, dei B-52 di base in Groenlandia restano in volo per 24 ore, arrivando ai confini dello spazio aereo sovietico. In caso di attacco nucleare agli Stati Uniti, potrebbero lanciare un'immediata rappresaglia. Per molti anni, gli aerei dell'operazione Chrome Dome resteranno in volo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronti a combattere la Terza Guerra Mondiale, senza curarsi dei poveretti a terra, ormai vetrificati dalle radiazioni. Oggi il B-52 si alterna con il B-1 nel fornire supporto aereo alle forze NATO impegnate sul terreno nelle aree più difficili dell'Afghanistan. Concepito inizialmente per attacchi nucleari contro l'Unione Sovietica, il B-52 resterà l'ariete di punta dell'aviazione americana ancora per decenni. L'ultima versione di questo aereo è stata progettata per restare in servizio fino al 2040. Possiamo dire che quando sarà ritirato avrà quasi 90 anni di attività. In meno di 80 anni i bombardieri sono passati da malfermi e imprecisi biplani di legno a mostri metallici capaci di sfrecciare alla velocità del suono. Ma per i bombardieri velocità e autonomia sono fattori secondari. A fare la differenza è la capacità distruttiva. L'efficacia di un bombardiere è proporzionale a ciò che sgancia. I bombardieri del XXI secolo sono dotati di bombe Bunker Buster che raggiungono anche bersagli sotterranei. Durante la Seconda Guerra Mondiale le bombe non sono così sofisticate. Gli alleati rovesciano sulle potenze dell'asse 3 milioni e mezzo di tonnellate di ordigni convenzionali che detonano all'impatto. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale le tipiche bombe erano come questa, compresa tra i 50 e i 500 kg. Le lanciavano in caduta libera, praticamente le rovesciavano giù dall'aereo. La spoletta a percussione faceva esplodere l'ordigno appena colpiva il bersaglio. Per operazioni speciali, però, servono armi speciali. È il caso del Dam Busters Raid, lanciato nel 1943 dagli inglesi contro il bacino industriale della Ruhr. L'idea è quella di distruggere le 6 dighe della valle allagando le fabbriche sottostanti. Ma occorre sganciare le bombe con grande precisione. Il leggendario ingegnere inglese Barnes Wallis propone un'idea originale, la bomba a rimbalzo. Per far arrivare l'ordigno esattamente al posto giusto, serviva una bomba che potesse letteralmente rimbalzare sull'acqua. Proprio come i sassi che tutti abbiamo lanciato da bambini. Far arrivare a destinazione la bomba da 4200 kg non basta a vincere la battaglia. Per assicurarsi che le dighe siano distrutte, Wallis deve ottenere bombe che sfruttino le proprietà fisiche dell'acqua. Se gli ordigni esplodessero in aria, le onde d'urto si disperderebbero rapidamente. Invece l'acqua non può essere compressa.
Se le bombe esplodessero sott'acqua, l'onda d'urto arriverebbe fino alla diga. L'esperto di esplosivi Sidney Alford ci dimostra questo principio con un semplice esperimento. Vediamo cosa fa a quel mattone. Vediamo che i danni al mattone sono soltanto superficiali. È leggermente annerito dall'esplosione in questo punto, tutto qui. Se la stessa carica esplodesse in acqua, l'onda d'urto basterebbe a distruggere il bersaglio. Sono soddisfatto. Come questo esperimento, anche il raid del 43 è un successo. 19 bombardieri Lancaster, agli ordini del comandante di stormo Guy Gibson, volano al di sotto dei radar nemici. Sganciano le loro bombe da una quota di soli 18 metri. Due delle sei dighe sono distrutte, le altre quattro danneggiate. Un'enorme massa d'acqua allaga il bacino della Ruhr. Di fronte all'incessante offensiva alleata, i tedeschi fortificano al massimo le loro installazioni più preziose. Man mano che il fronte si avvicinava al Terzo Reich, i tedeschi spostavano installazioni, impianti di produzione e quartier generali sottoterra. Le normali bombe ad alto potenziale non bastavano più. In aggiunta alla bomba a rimbalzo, Barnes Wallis progetta due superbombe. La Tall Boy, che pesa 5 tonnellate, e la Grand Slam, che arriva a ben 10 tonnellate. La più grossa bomba mai imbarcata da un Lancaster era la Grand Slam. 22.000 libbre, circa 10 tonnellate. Se ne poteva imbarcare una sola, il vano andava allargato. Era la più grossa di tutte. La vedevi cadere, perché scendeva molto lenta. Poi un lampo. Poteva penetrare in un muro di cemento e far saltare tutto. Durante la prima guerra del Golfo, gli alleati individuano installazioni irachene nascoste sotto tonnellate di cemento e sabbia. Si punta ad attaccare i bunker con cacciabombardieri abbastanza rapidi da eludere la contraerea. Ma per riuscirci serve una nuova generazione di bombe. Davanti si monta un muso conico rigido che penetra prima nel terreno e poi nel rivestimento in cemento armato del bunker. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione alleata attacca i più muniti bunker nemici con enormi bombe convenzionali, come la Grand Slam da 10 tonnellate. 36 anni dopo, durante la Prima Guerra del Golfo, la coalizione anti-Saddam adotta un'altra soluzione per attaccare i bunker iracheni. A metà gennaio del 1991, al centro armamenti dell'aeronautica, fu richiesto di sviluppare una bomba ad elevata penetrazione, concepita per colpire bunker posti a grande profondità. Nel giro di 6 settimane sviluppammo e rendemmo pienamente operativa la cosiddetta bomba Bunker Buster. La bomba a penetrazione è più piccola e sfrutta un approccio diverso. Si parte modificando la canna di un pezzo di artiglieria. La carica esplosiva da 300 kg sarà sparata direttamente dentro il bunker. La bomba funziona come una gigantesca pistola sparachiodi. Come bossolo per l'esplosivo si usa la canna di un obice da 203 mm. Una volta allargato il diametro, la si riempie di esplosivo. Davanti si monta un muso conico rigido che penetra prima nel terreno e poi nel rivestimento in cemento armato del bunker. La sagoma affusolata consente alla Bunker Buster di penetrare nel terreno con l'angolo e la profondità giusti. Poi spara la carica verso il basso. La prima versione, la GBU-28, è in grado di attraversare ben 30 metri di terra o 6 metri di cemento armato. Le bombe convenzionali, tozze e pesanti, sono invece concepite per esplodere all'impatto. 3, 2, 1. Quella bomba non era progettata per passare e non l'ha fatto. Questo modello dimostra l'efficacia delle sottili e compatte Bunker Buster che affondano nel terreno prima di esplodere. Piccolo diametro, alta densità. È concepita per avere la massima penetrazione. Infatti arriva molto più in profondità delle altre.
La minore superficie combinata con la maggiore densità delle bombe a diametro ridotto, o SDB, produce più energia cinetica e più capacità penetrativa. Un B-52 può trasportare fino a 200 SDB. Bombe che hanno la meglio sulle difese più munite. Per gli aerei, però, è tutta un'altra storia. È solo con la Seconda Guerra Mondiale che i bombardieri diventano realmente efficaci. Lo sviluppo della contraerea procede di pari passo. Tra le armi usate contro i bombardieri ci sono le batterie antiaereo e i caccia. Una delle contromisure è dotare il bombardiere di proprie armi. Questo è un B-17. Aveva 12 o più di queste mitragliatrici calibro 50. Armi veramente letali. Una svolta nella difesa dei bombardieri si ha dall'incontro tra le mitragliatrici pesanti e le torrette rotanti. Le prime torrette in grado di ruotare a 360 gradi vengono sviluppate nel 1933. Montano mitragliatrici calibro 50, micidiali. Un B-17 può sparare fino a 9.000 colpi, una raffica che, se colpisce in pieno, può penetrare quasi tutto, incluso il blocco motore di un caccia Messerschmitt. La nuova generazione di bombardieri pesanti include i pezzi grossi dell'aviazione alleata, come il B-24 Liberator, l'Evro Lancaster inglese e il classico B-17. Il B-17G aveva 13 mitragliatrici calibro 50. Quattro sono le cosiddette torrette inferiori, che spuntano sotto il bombardiere. Questo era il mirino del mitragliere, che è incorporato nella torretta. Ti segue ovunque orienti la torretta, in su o in giù, a sinistra o a destra. Ci sono poi le feritoie per due mitragliatrici laterali, una qui a sinistra e l'altra a destra, per proteggere il muso dell'aereo. Ci sono poi i due mitraglieri centrali, che potevano orientarsi in qualsiasi direzione per sparare ai caccia. Bisognava fare attenzione a non colpire l'ala. Questi aerei volavano in formazione stretta e a volte ti ritrovavi vicino uno dei tuoi nel vivo della battaglia. Il fuoco amico era un rischio sempre presente, quindi serviva la massima attenzione. La postazione di fuoco tecnologicamente più avanzata è la torretta sferica. Il mitragliere sedeva qui. Ci sono le staffe per i piedi e i comandi. La testa è rivolta verso il mirino. Queste torrette usano una complessa combinazione di elettronica e idraulica per proteggere il cosiddetto ventre molle di B-24 e B-17. Sui bombardieri pesanti, la posizione più esposta e quindi più pericolosa è la mitragliatrice di coda. Qui dietro non c'era molta protezione, solo un pezzo di rivestimento corazzato, nient'altro. Era la prima postazione che cercavano di far fuori, per sguarnire tutta la parte posteriore dell'aereo. Esposti ai caccia nemici e agli elementi, questi mitraglieri sono di una tempra speciale. Ho servito come Tail End Charlie, ovvero mitragliere di coda. Il mio ruolo era proteggere la parte posteriore dell'aereo. Avevi la maschera d'ossigeno, ma la condensa del tuo respiro formava ghiaccioli proprio sotto il mento. Di tanto in tanto dovevi spezzarli per poter usare l'interfono. Durante la Seconda Guerra Mondiale questi mitraglieri hanno avuto il doppio delle perdite rispetto a tutte le altre postazioni sull'aereo. Erano molto vulnerabili. L'aspettativa di vita per chi stava alla mitragliatrice di coda era di 4 missioni e basta. Nonostante gli armamenti dei bombardieri pesanti alleati, la lotta è spesso impari. I caccia della Luftwaffe la spuntano quasi sempre. Per riequilibrare i rapporti di forza, i bombardieri volano in formazioni numerose, fino a 54 B-17 divisi in gruppi da 18, creando una formazione lunga 3 km e larga quasi 2. Sul numero punta anche l'aviazione americana, che a partire dal 1942 irrompe nei cieli d'Europa. Un aereo che esce dalla formazione diventa un facile bersaglio per i caccia nemici. Più la formazione è a ranghi serrati, più resistenza offre ai caccia. Con una buona formazione si può anche offrire un volume di fuoco più compatto. Se invece rompevi la formazione e rimanevi isolato, finivi come un'anatra impallinata.
Sono migliaia i B-17 colpiti dal fuoco nemico. Molti precipitano a terra come palle di fuoco, ma tanti si salvano. Infatti, il B-17 è famoso per la capacità di incassare colpi su colpi, continuando a volare. Non era insolito ritrovarsi con un centinaio di fori di pallottola nella pancia dell'aereo. Non era costruito per starci comodi, ma per combattere. Poteva incassare colpi tremendi. Ti dovevi impegnare per buttarlo giù. Alcuni rientravano senza un pezzo dell'alettone di coda o con dei grossi fori nella carlinga. Era il re dei cieli. Non c'era un bombardiere migliore di questo. Ma difendere un bombardiere pesante, pieno zeppo di bombe, resta un'impresa. La Luftwaffe abbatte qualcosa come 4.000 B-17 alleati. Per lo stato maggiore dell'aeronautica è troppo. I bombardieri vanno protetti. Diventa subito chiaro nel corso del conflitto che anche un aereo come il B-17, pieno di mitragliatrici, ha bisogno di una scorta per colpire il bersaglio. Nelle prime fasi del conflitto, i caccia non hanno però l'autonomia per scortare i bombardieri in territorio ostile. Tutto cambia quando il P-51 Mustang viene dotato di un motore Rolls-Royce Merlin e di serbatoi supplementari. Ora il P-51 può volare per 3.200 km senza rifornimento, come dire Londra-Berlino e ritorno. L'impiego dei bombardieri fece un salto di qualità grazie ai caccia. Il B-17 e il B-24 potevano essere scortati sul bersaglio fino nell'est della Germania da un caccia monomotore, il P-51 Mustang. I caccia a lungo raggio, soprattutto i P-51 Mustang, potevano ingaggiare duelli con i caccia tedeschi e sviarli dai bombardieri. Quando il Mustang ci affiancava, sapevamo che ci avrebbe scortato fino in fondo. Ci apriva la strada fino a Berlino, fino a Dresda. Li chiamavamo i piccoletti. I loro piloti potevano chiederci quello che volevano. Il Mustang segna una svolta e i bombardieri scortati accelerano la fine della guerra. Questo è chiaro da subito anche in Germania. Hermann Göring disse: il giorno che ho visto il P-51 scortare i bombardieri, ho capito che la guerra era persa. Negli anni 50 i bombardieri fanno i conti con nuove, più letali minacce. Innanzitutto la combinazione di radar e missili terra-aria. I progettisti studiano come renderli virtualmente invisibili. Parte la corsa alla tecnologia stealth. Gli stealth nascono dall'esigenza di sfuggire ai radar una volta per tutte. Nella Seconda Guerra Mondiale, il moschito della De Havilland vola sotto il raggio d'azione dei radar. I piloti poi notano che la sua sagoma deflette i segnali di ritorno. Finita la guerra, i progettisti della Lockheed, guidati dal leggendario Kelly Johnson, puntano a sviluppare questo effetto. Due accorgimenti rendono un aereo invisibile. Primo, i materiali radar assorbenti. Secondo, il disegno, che fa rimbalzare i segnali radar in un'altra direzione e non li rimanda al ricevitore. Il primo prototipo di aereo stealth, Leif Blue, decolla nel 1977. È seguito nel 1983 dal primo stealth da combattimento operativo, l'F-117. Sul progetto sono investiti miliardi di dollari. Se funzionerà, gli americani potranno violare lo spazio aereo sovietico senza essere intercettati. I sovietici avevano una difesa aerea molto buona. I loro radar erano efficienti e anche i loro missili potevano intercettare e colpire un aereo a quote altissime. L'unico modo per passare indenni era lo stealth. L'aereo è disegnato per disturbare il ritorno dei segnali radar. In pratica, offre la segnatura radar di un colibrì o di un'ape o anche più piccola. Nel 1988 il mondo scopre una nuova generazione di aerei stealth. Il bombardiere B-2, un aereo incredibile con un prezzo ovviamente adeguato, 2 miliardi di dollari. A tutt'oggi non esistono contromisure efficaci per neutralizzare uno stealth.
Con la tecnologia stealth, un solo bombardiere può entrare in territorio nemico senza essere notato. L'epoca degli sciami di bombardieri armati di mitragliatrici è finita. Ma anche uno stealth serve a poco se la bomba non c'entra il bersaglio. All'alba del XXI secolo, sistemi a guida laser e tecnologia GPS rendono possibili i bombardamenti chirurgici. Non è sempre stato così. Durante la Prima Guerra Mondiale si bombardava quasi alla cieca. Il pilota si avvicinava al bersaglio, dava un'occhiata e poi gettava la bomba. Raramente lo centrava. I bombardieri in picchiata degli anni 30 e 40 sfruttano l'aereo stesso per dirigere la bomba. Una tattica semplice, ma dagli effetti devastanti. Era difficile centrare con una piccola bomba una piccola nave a migliaia di piedi di distanza. Così la Marina degli Stati Uniti iniziò a sviluppare una nuova tecnica chiamata Progetto Bombardiere in picchiata. Scoprirono che se un aereo armato di bomba puntava in picchiata su un obiettivo, ad esempio una nave, e poi sganciava la bomba, questa proseguiva lungo la stessa traiettoria, colpendo e affondando la nave. La tecnica sfruttava l'aereo stesso come parte del sistema di puntamento. Ci si lanciava in una picchiata incredibilmente vertiginosa, sganciando la bomba e risalendo prima che fosse troppo tardi. La nuova tecnica elaborata dagli americani non resta segreta a lungo. I tedeschi se ne appropriano e il leggendario progettista Hugo Junkers inizia a sviluppare il perfetto bombardiere in picchiata. Inizia l'era degli Junkers 87, meglio noti come Stukas. La Luftwaffe tedesca, appena ricostruita nei primi anni 30, si ritrovò sul tavolo il progetto di un bombardiere in picchiata. Il buon vecchio Junkers aveva creato il bombardiere in picchiata Stuka, un aereo perfettamente concepito per sganciare una grossa bomba su un piccolo bersaglio, partendo da alta quota. E se quel piccolo bersaglio era un carro armato, era perso. Il bombardiere in picchiata ha un impatto che va oltre i danni che infligge a cose e persone. Ha infatti un tremendo effetto psicologico. Il sibilo dell'aereo in picchiata semina il terrore tra i nemici. I tedeschi amplificarono questo effetto montando sugli Stukas delle sirene. Così, durante la picchiata, al sibilo distintivo dell'aereo in avvicinamento si aggiungeva quel suono stridulo. Era molto efficace come arma psicologica. I bombardamenti ad alta quota, invece, sono spesso un azzardo. Nel 1941 gli inglesi scoprono che solo un aereo su 9 sgancia le bombe in un raggio di 8 km dal bersaglio. La RAF reagisce con bombardamenti a tappeto notturni sulle città tedesche. Invece gli americani giocano la carta dei bombardamenti di precisione diurni, puntando su specifici obiettivi militari e industriali. Ma per riuscirci hanno bisogno di un dispositivo che porti le bombe precisamente a destinazione. Poteva piazzare una bomba nel raggio di 300 metri da 20.000 piedi. La Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti ad alta quota non brillano per precisione. Poi arriva il dispositivo di puntamento Norden. Carl Norden era un olandese che all'inizio del Novecento si era trasferito per lavoro negli Stati Uniti. Realizzò un vero computer ante litteram, fatto di rotelle, ingranaggi e parti mobili. Un computer analogico. È il dispositivo di puntamento Norden, il dispositivo standard ad alta precisione usato dagli americani durante la guerra. Tra l'altro poteva calcolare la velocità dell'aereo, la quota, la velocità del vento e la sua direzione. Sull'efficacia del Norden, però, i pareri non concordano. Inizialmente si sosteneva che il Norden permettesse di colpire un barattolo da 20.000 piedi. In realtà poteva piazzare una bomba nel raggio di 300 metri da 20.000 piedi, il che non è affatto male. La conseguenza fu che gli americani, come gli inglesi, finirono per sganciare grandi quantità di bombe su obiettivi grandi come città, nella speranza di colpire qualcosa.
All'epoca, il Norden è considerato alla stregua di un'arma decisiva. Viene installato su tutti i bombardieri pesanti americani, inclusi il B-17, il B-24 e i B-29 che sganciano le bombe atomiche sul Giappone. Non è però l'unica soluzione per guidare le bombe americane dritte al bersaglio. L'operazione Afrodite è un'ulteriore via per arrivare al bombardamento di precisione. I B-17 senza pilota, caricati con 9 tonnellate di esplosivo ad alto potenziale, vengono radioguidati a distanza contro obiettivi tedeschi. Purtroppo guidarli risultava troppo difficile. Era impossibile trasformare i bombardieri dell'epoca in droni senza pilota. La tecnologia non c'era. L'operazione Afrodite si rivela un insuccesso. Tra coloro che perdono la vita in queste missioni c'è Joseph P. Kennedy, fratello del futuro presidente degli Stati Uniti. Un B-17 senza pilota esplode prima che possa allontanarsi. Il Norden e l'operazione Afrodite non bastano per distruggere gli obiettivi sensibili. Nel dopoguerra gli strateghi ripensano completamente le campagne di bombardamenti. Sebbene siano state destinate enormi risorse allo sviluppo del bombardamento strategico, la precisione assoluta resta ancora una chimera. In Vietnam si capì che per colpire un bersaglio con precisione servivano nuovi dispositivi di guida. Gli americani svilupparono le bombe a guida laser della classe Pei Wei, che sono in uso ancora oggi e hanno elevata efficacia. La prima missione con bombe Pei Wei a guida laser è un successo. Il ponte Paul Daumer nel Vietnam del Nord è da tempo nel centro del mirino. I B-52 hanno sganciato tonnellate di bombe, ma con scarsi risultati. Facevamo incursioni su incursioni contro quel ponte, però era ancora in piedi. Non riuscivamo a distruggerlo e avevamo perso aerei ed equipaggi per il fuoco della contraerea nordvietnamita. È il bersaglio di ridotte dimensioni per cui il Pei Wei è stato concepito. Basta una squadriglia di cacciabombardieri F-4 armati con una sola di queste bombe e il gioco è fatto. Inviarono 4 aerei, ognuno armato con una Pei Wei. Sganciarono e lo distrussero. Il sistema Pei Wei sfrutta 2 elementi, il puntamento e la bomba stessa. Il puntamento illumina il bersaglio con un laser e il sensore sul muso della bomba lo rileva. Il computer interno controlla le alette direzionali guidando la bomba dritta sul bersaglio. Questo è il sistema di puntamento. Dentro c'è il laser. Uno specchio interno dondola avanti e indietro regolando il raggio. Anche la torretta ruota. Così l'aereo può allontanarsi dal bersaglio continuando a puntarci sopra il raggio laser. La bomba a guida laser, una volta sganciata, segue il raggio con il sensore fino all'impatto. Queste alette direzionali consentono di far cambiare direzione alla bomba in modo da portarla sempre più vicina al punto di impatto. Con i sistemi a guida laser inizia una nuova epoca per i bombardamenti di precisione. Con i munizionamenti a guida laser, la tecnologia raggiunge un obiettivo inseguito da tempo. Dopo anni di bombardamenti imprecisi, abbiamo ora una bomba costosissima, ma anche terribilmente precisa. E possiamo sganciarla dove vogliamo. Una precisione che i bombardieri della Seconda Guerra Mondiale potevano solo sognare. Lo sviluppo tecnologico più significativo per i bombardieri è l'incremento di precisione e affidabilità degli armamenti. Oggi ci aspettiamo dalle nostre bombe una precisione tra il 90 e il 95%, e tutto è partito dalle Pei Wei. Un bombardiere stealth B-2 armato di bombe a diametro ridotto rappresenta il vertice dell'evoluzione tecnologica. Quasi invisibile per le difese aeree, può sganciare con precisione una bomba capace di penetrare ed esplodere anche nei bunker più robusti. I rami dell'albero genealogico dei bombardieri ne riflettono l'evoluzione. Bombardieri pesanti per superare le contraeree più agguerrite. Dispositivi come il Norden per la massima precisione. Le gigantesche bombe antibunker di Barnes Wallis. E la rivoluzione degli stealth, che apre la strada alle bombe a diametro ridotto. Quando l'evoluzione delle armi ha il cielo come unico limite.